Ah, senti, credo che a questo punto la vostra testa debba essere solo su una vittoria, contro l'Avellino. Sicuramente sappiamo che è una squadra che sta in difficoltà, sta cambiando allenatore, ha dei problemi. Noi siamo in un momento buono di forma anche a livello mentale, quindi sicuramente l'obiettivo è scendere in campo per prendere 3 punti. Marco? La condizione tua è ovviamente anche quella della squadra. Com'è? Tu ritieni che hai ancora margini di miglioramento sul piano atletico e quello della manovra, oppure stai già al top? Secondo me c'è sempre margine di miglioramento. A livello atletico sicuramente c'è stato un grande miglioramento, stiamo entrando tutti in forma e si è notato. Però penso che più avanti ci sarà proprio, diciamo, il picco più totale, diciamo, la punta estrema del top di forma, penso da 3-4 gare. Comunque stiamo attraversando un buon momento di forma, si vede, gli allenamenti pagano. Tutto il lavoro fatto in settimana sta dando i suoi frutti. Senti, è la seconda domanda. Gli ultimi 2 gol sono di testa, uno da destra su corner, l'altro sul passaggio dalla parte opposta di Dionisi. Secondo me è stato sicuramente più difficile il secondo perché ci hai dovuto imprimere più forza la palla. Ecco, quando verrà invece il gol di piede? Non lo so. Posso dirti che basta che entra, l'importante è quello, di là, testa, piede, spalla, tacco, rovesciata. Però no, è una caratteristica che ho, un po' di testa, spesso ho fatto gol così e va bene in tutti i modi. Ottobre è stato il mese, secondo me, della svolta, no? Nel senso che, a parte, dopo la sconfitta di Perugia, ci sono state questa serie di risultati positivi, siete in serie positiva da 5 giornate, non ci sta vista così integrata, in un blocco vero. Ma anche novembre io penso che con queste 4 partite, che all'apparenza sembrano abbastanza abbordabili, possano veramente segnare un cammino diverso, un percorso diverso per il Frosinone. Insomma, secondo me adesso arriva difficile, nel senso che dovete dimostrare di essere squadra con gli attributi per poter puntare a questi play-off che sono, almeno vedendo la classifica oggi, a portata della mano. Quindi, di queste prossime 4 partite, che ci saranno novembre, 2 in casa e 2 in trasferta, penso che siano veramente molto importanti. È un momento veramente importante per la squadra. Sicuramente è un momento che va sfruttato, insomma, venire da risultati positivi ti aiuta a fare bene per la gara successiva. Comunque non dobbiamo pensare alle prossime 4, 5, 2, bisogna pensare partita dopo partita perché ogni settimana prepariamo una partita, non ne prepariamo 4, non stiamo a pensare a quella dopo. Quindi secondo me sarà secondo me un momento molto importante, molto fondamentale per la classifica. Frosinone deve fare bene, deve dare uno stacco, dobbiamo cercare di fare quei risultati che stanno venendo anche fuori casa e la determinazione giusta a questo punto dell'anno sicuramente farà la differenza. Buongiorno, quando c'è un allenatore in forte discussione come il mister dell'Avellino Toscano, questo è un fattore che può, diciamo, tra virgolette, privilegiare il Frosinone, oppure sembra che la squadra comunque dell'Avellino sia compattata intorno al mister e quindi potrebbe essere una cosa di svantaggio? Guarda, le dinamiche dell'Avellino, non so che rapporto hanno con questo allenatore, non so bene, però sicuramente quando ci stanno questi problemi, sicuramente c'è un piccolo calo di tensione. Magari può giocare a loro sfavore, a loro favore, magari i ragazzi si compattano ancora di più, la squadra, diciamo, cerca di dare qualcosa in più che gli può mancare, anche a livello caratteriale. Quindi non si sa, non lo so dire, magari è un punto a nostro favore o magari a nostro sfavore.
entrare con la cattiveria giusta, non dobbiamo pensare ai loro problemi societari e tutto quanto, dobbiamo guardare dritto al nostro obiettivo, e il nostro obiettivo sono i 3 punti e dobbiamo andare a tempo. Grazie. Ciao Luca, ci sarà un gran seguito di tifosi ad Avellino, non solo insomma per l'amicizia tra le due tifoserie, ma anche perché è abbastanza vicino, una delle prime, per fortuna vicine. Ripensando ai dischi di Perugia e ora chiaramente all'entusiasmo che è tornato, è così che va il calcio di oggi? C'è chiaramente da parte vostra la consapevolezza che forse quei fischi vi hanno dato un po' lo sgrullone che serviva, o che pensi? No, dispiace i fischi, però diciamo che ci poteva stare perché non venivamo da un momento eccellente, sicuramente ci hanno dato uno sgrullone, ci hanno riaperto gli occhi e ci hanno rimesso sulla retta via, insomma, e niente. Non lo so, però il calcio è questo, come hai detto tu, ci sono momenti positivi, momenti negativi, noi dobbiamo essere professionisti e accettare entrambi. L'importante è che adesso ci siamo rialzati, stiamo facendo bene, dobbiamo mantenere questo passo. Se posso te ne faccio un'altra, che è più tua personale. Rispetto agli anni passati, mi sembra di vedere anche un Luca Paganini maturo. L'esperienza in Serie A sicuramente ti ha dato maggiore consapevolezza e ora probabilmente anche maggior fiducia non solo nei compagni ma anche in te stesso, è solo una mia convinzione. Secondo me anche a livello di età, un giocatore matura con gli anni, ovviamente un campionato di massima serie ti dà quella forza in più mentale, ti dà quel senso di io sono qua, anche io me la posso giocare, siamo forti, siamo una squadra da battere, quindi sicuramente da una mano. Poi ogni campionato che passa mette nel bagaglio esperienza e va bene, e sicuramente servirà in futuro. È chiaro che non, giustamente come hai detto tu, non conoscendo le dinamiche interne dell'Avellino, non sei in grado di dire se sia un vantaggio o uno svantaggio la situazione che si è creata in Irpinia, però conoscendo la squadra, che sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, vale più della sua attuale classifica, perché con il Gastardo, con lascia stare gli ex Frattali, Verde, che avranno magari se giocano motivi particolari per potersi esprimere, ma del tipo di partita e soprattutto di avversario vi aspettate, questo secondo me è importante capire. Innanzitutto diciamo che il campionato di Serie B è la testimonianza che non basta avere i giocatori sulla carta per vincere un campionato così combattuto, così difficile, così pieno di intensità, pieno di cattiveria, cattiveria agonistica, un campionato molto difficile. Guardando qualche statistica, comunque l'Avellino è una squadra che in casa fa bene, vince spesso e è stata la sua forza, quindi mi aspetto una squadra tignosa, una squadra che... Scusa, però l'Avellino è la squadra che ha segnato meno di tutti, che ha perso più di tutti, se va a vedere i numeri, sì, ma non è come sappiamo, stai dicendo tu. No, ok, però in casa è una squadra che fa bene. Sì. Vero? Scusami se tanto. No. Comunque è una squadra che darà tutto quanto, sappiamo il pubblico là com'è caldo quando giocano, ci abbiamo giocato spesso, e sarà un campo difficile.